tentato di fuggire da un controllo dei carabinieri, un uomo di 44 anni è deceduto sul colpo dopo essere precipitato dal quinto piano di una stanza d'albergo a Bibione. Meno di un centinaio di persone alla manifestazione contro il Green Pass in piazza Ferretto a Mestre. Alla protesta anche persone che hanno fatto il vaccino. La testimonianza di un uomo di San Michele al Tagliamento che a 3 mesi dal Covid continua a soffrire i postumi della malattia e invita a vaccinarsi. 2 ciclisti travolti da un'auto della scuola guida, un 70enne di Zelarino è grave, un 73enne di Mestre in condizioni meno critiche. È successo a Montebelluna. I carabinieri hanno denunciato 2 giovani di Padova per una violenta aggressione avvenuta a Jesolo la notte di domenica 4 luglio. Sono anche indagati per rapina. La bocciatura del CIPES riapre il dibattito sul collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo. Il PD chiede di ascoltare i cittadini per trovare una soluzione compatibile con ambiente e abitazioni. Sabato con traffico da Bollino Rosso nel secondo fine settimana di grosso esodo estivo. Una giornata caratterizzata da diversi piccoli incidenti sulla rete autostradale. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano: tenta di fuggire ad un controllo dei carabinieri. Un uomo di 44 anni è precipitato dalla terrazza di un hotel di Bibione, un volo dal quinto piano che gli è stato fatale. Sentiamo. Tragedia questa mattina in via Taigete a Bibione. Un turista di origine bulgara e residente in Austria è precipitato dal quinto piano dell'hotel Bibione Palace dove si trovava per passare le vacanze. L'uomo, Carl Newworth, 44 anni, era stato segnalato alle forze dell'ordine direttamente dall'albergo che lo ospitava. Il personale della reception ha comunicato come da obbligo di legge all'arrivo del turista i dati relativi alla prenotazione e all'identità degli ospiti della camera. Grazie al portale internazionale l'uomo era risultato essere destinatario di un mandato di cattura europeo per reati contro il patrimonio. Il dramma è accaduto all'incirca alle 9 di mattina. Lo schianto a terra è avvenuto da un'altezza che non poteva lasciare scampo. L'uomo è morto all'istante. Secondo una prima ricostruzione, i militari della compagnia di Porto Gruaro sono saliti nella camera accompagnati da personale della reception. Da quanto si è appreso, le forze dell'ordine non avevano ritenuto necessario adottare particolari dispositivi di sicurezza perché il ricercato non era considerato pericoloso. I carabinieri erano stati chiamati dapprima a identificare l'occupante della camera, anche per scongiurare la possibilità che si trattasse di un caso di omonimia. Alla vista degli uomini in divisa, l'uomo è immediatamente fuggito verso il terrazzino e fatale è stato proprio il tentativo di fuga. Cosa sia accaduto è ancora tutto da verificare. Probabilmente il 44enne, per cercare di passare al terrazzino sottostante, ha perso l'equilibrio. Quando i carabinieri sono usciti, hanno individuato nel giardino della struttura ricettiva il corpo esamine a terra. Gli uomini dell'arma hanno subito circoscritto la zona e cercato possibili testimonianze. Indagini sono in corso da parte della Procura di Pordenone per stabilire la dinamica del tragico evento. Sul posto anche i vigili del fuoco, i soccorritori del SUEM e il medico legale. E da oggi siamo ora alla pagina del Covid. Sono in Veneto 629 i nuovi positivi e 10 le persone ricoverate negli ospedali del Veneto nelle ultime 24 ore. Intanto, per incentivare, per invitare la popolazione a vaccinarsi, ha deciso di raccontare la sua storia un 54enne di San Michele al Tagliamento che continua a patire le pesanti conseguenze del Covid. Sentiamo. Il coronavirus è scomparso, ma a distanza di circa 3 mesi i problemi di salute sono rimasti. Tra marzo e aprile, dopo 27 giorni di ricovero, di cui 12 in terapia intensiva al Covid Hospital di Jesolo, William Crepaldi, 54enne di San Michele al Tagliamento, aveva perso 18 kg, non riusciva a camminare e faticava a respirare. Ora ha voluto rendere pubblica la sua esperienza attraverso l'ULS 4 Veneto Orientale, perché ancora oggi, ha raccontato, continua a respirare con difficoltà, si affatica subito, perde la memoria.
memoria, è spesso poco lucido, gli mancano automatismi motori nel fare le cose più banali. Crepaldi si racconta come uno sportivo che non aveva mai sofferto un problema di salute e conduceva una vita sana. E proprio per questo ha voluto dire che nessuno è escluso da questo pericolo e invitare tutti a non prendere con leggerezza il Covid. Siate attenti alla vostra salute e a quella degli altri proteggendovi e vaccinandovi, ha detto, perché ogni singolo contagio può coinvolgere altre persone, causando quello che è successo a me o peggio ancora la morte. Tutti ci sentiamo invincibili e pensiamo che il virus non ci possa raggiungere, ha concluso William Crepaldi, ma non è così. La cronaca, ora grave incidente stradale questa mattina a Montebelluna, travolti da un'auto due ciclisti mestrini. Due ciclisti travolti da un'auto della scuola guida, condotta da un allievo con accanto a sé l'istruttore. Un 70enne di Zelarino, grave al Cafoncello di Treviso, un 73enne di Mestre in condizioni meno critiche, ricoverato all'ospedale di Montebelluna. Si è sfiorata ancora una volta una tragedia in via Trevignano, la strada che da Montebelluna porta a Istrana. Erano le 8.50 di questa mattina quando il gruppetto, composto da ciclisti, esperti e attrezzati, è stato travolto dall'auto. Mentre uscivo ho sentito delle grida in pratica e questa macchina era una macchina a scuola guida. Erano in 6 o 7, dire il vero. E tre li ha toccati e sono caduti nel fosso praticamente. Che il 70enne versasse in condizioni serie è stato subito evidente. Sul posto, oltre all'ambulanza, è stato fatto intervenire l'elisoccorso del SUEM 118, che ha trasportato d'urgenza il ciclista all'ospedale del capoluogo. Le indagini sulla dinamica del grave incidente sono state affidate alla polizia locale di Montebelluna. Quel che è certo è che via Trevignano si conferma un'arteria stradale particolarmente a rischio, tanto che in passato era stata intrapresa una raccolta firme per chiedere interventi di messa in sicurezza. La pericolosità della strada è impressionante perché giovedì hanno fatto un incidente, venerdì un camion a me ha buttato giù la mura e oggi e stamattina i ciclisti, domani chissà, cioè capita sempre. La velocità è troppo alta, si sa che prima o dopo qualcosa di grave può succedere. Poi ci sono tante biciclette e moto, soprattutto nei fine settimana, nei weekend estivi, camion, corriere, c'è di tutto. Io non ho mai visto una strada così pericolosa, c'è da aver paura. I carabinieri di Padova hanno denunciato due giovani per una violenta aggressione avvenuta a Jesolo la notte di domenica 4 luglio. I due sono anche indagati per rapina. I carabinieri di Jesolo hanno denunciato due padovani di 24 e 19 anni per rapina e lesioni aggravate in concorso e detenzione abusiva di arma bianca. Le indagini erano partite a seguito dell'aggressione nella località balneare di un 19enne di San Donà di Piave, poi del fratello e del furto di uno zaino la notte del primo fine settimana di luglio. La diagnosi per entrambi gli aggrediti fu di ferite lacero contuse multiple da arma da taglio. Dalle immagini di videosorveglianza i carabinieri sono risaliti prima all'auto usata dai presunti aggressori, quindi al suo reale utilizzatore, un 19enne padovano dal cui appartamento sono stati sequestrati un pugnale, un coltello a farfalla ed uno di tipo svizzero, 9 telefoni cellulari, un personal computer e poco più di un grammo di marijuana. Gli investigatori hanno quindi rintracciato un 24enne di origine magrebina accusato di avere preso parte all'aggressione, elementi per identificare altre due persone presenti a Jesolo quella notte. Dopo 18 anni sono stati smascherati dai carabinieri di Thiene gli autori di due furti avvenuti nel Vicentino. Uno è un nomade veneziano. Sentiamo. Tiene, ci sono voluti 18 anni l'aiuto del RIS, ma alla fine i carabinieri del nucleo operativo sono riusciti a smascherare gli autori di due furti commessi nel 2003 e 2006 avvenuti a Monticello Conteotto e Costa Bissara. Si tratta di un 51enne pluripregiudicato di origine rom e domiciliato in un campo nomadi a Vicenza ed una donna di 60 anni di origine sinti, anche lei pluripregiudicata e residente in terraferma veneziana. La donna è risultata essere l'artefice del furto nel 2003 ai danni di un 80enne, allora gli rubò poche centinaia di
euro, scappando poi con un complice. Tre anni dopo, il colpo di una banda alla fonderia artistica Angelo Balbo SNC di Costa Bissara. Vennero rubate 50 lastre in acciaio per un valore di 50.000 euro. In quell'occasione i militari individuarono e denunciarono un servo di 54 anni, resosi subito irreperibile. Grazie al recupero di alcune tracce di sangue ritrovate sul posto, gli specialisti del RIS sono così giunte all'identificazione dei due soggetti, la cui posizione oggi è al vaglio della Procura di Vicenza per il reato di concorso in furto aggravato. Sabato con traffico da bollino rosso nel secondo fine settimana di esodo estivo, una giornata caratterizzata da numerosi piccoli incidenti. Traffico intenso, rallentamenti, qualche coda, ma sostanzialmente nessun problema grave nel secondo fine settimana di esodo estivo. Nella prima mattinata, però, una coda che ha raggiunto i 5 km si è formata tra Padova Est e il bivio con la 57 in direzione Trieste, anche a causa di un incidente senza feriti tra due auto all'altezza di Vigonza. Più in generale, comunque, è stata tutta la giornata ad essere caratterizzata da diversi piccoli incidenti. Quando ci sono queste situazioni di traffico si verificano molti piccoli tamponamenti che contribuiscono a rallentare ulteriormente il flusso veicolare. E infatti per questo mi sento di raccomandare di rispettare attentamente le distanze di sicurezza, anche se il traffico è rallentato, e di tenere alta la concentrazione, piuttosto fare ogni tanto una sosta in area di servizio se si sta a un viaggio di molte ore. Questa mattina il tratto tra Padova Est e il bivio A4 a 57 ad Arino è stato percorso da 15.752 automobili in direzione Trieste, con picchi sopra i 3.000 mezzi l'ora. Flussi sostanzialmente simili anche in direzione Milano, con 16.611 transiti nella mattina. Come lo stesso sabato dell'anno scorso, alla barriera di Venezia Mestre in A57 sono passati poco più di 11.000 veicoli. In direzione Milano invece i passaggi sono stati 8.516, più 7,47% rispetto all'anno scorso. Oggi dalle 7:30-8 è iniziato a essere veramente intenso il traffico e prima invece era più scorrevole, si poteva viaggiare meglio. È difficile fare previsioni perché ci sono delle occasioni in cui invece il traffico intenso anche dalle ore notturne, insomma. Questa tendenza continuerà per tutto il fine settimana? È previsto bollino rosso anche la giornata di domani e quindi è prevedibile che anche domani sia una giornata di traffico fortemente intenso. Ed ora parliamo di evasione fiscale, perché secondo uno studio dell'associazione CGA di Mestre, in Veneto nel 2018 sono stati sottratti al fisco 8,6 miliardi di euro. In attesa della tanto agognata riforma fiscale, che purtroppo continua ancora a slittare, l'ufficio studi della CGA ha stimato che nel 2018 l'evasione presente in Veneto fosse di 8,6 miliardi di euro. In altre parole, per ogni 100 euro di gettito versato all'erario da cittadini e imprese della nostra regione, 12,9 sono rimasti nei portafogli degli evasori. Solo il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e la Lombardia hanno registrato livelli di infedeltà inferiori al nostro. Pur essendo necessaria un'azione più mirata contro l'evasione sia di piccola che di grande dimensione, l'ufficio studi della CGA è convinto che sia necessario ridurre drasticamente il peso del fisco. Sebbene siamo una delle regioni d'Italia più fedeli al fisco, è di circa 8 miliardi e mezzo l'importo che ogni anno in Veneto sfugge alle casse dell'erario. Dopo il flop del cashback e della lotteria degli scontrini, il fisco sembra non avere alcun'altra arma per contrastare l'evasione. Siamo convinti che per aumentare la fedeltà fiscale non ci resta che abbassare drasticamente le tasse. Per questo lo slogan deve essere pagare meno per pagare tutti. Solo così costruiremo un paese più giusto, più equo e più solidale. La Corte Costituzionale ha respinto gran parte delle eccezioni di costituzionalità sollevate dal governo nei confronti della legge regionale del Veneto 24 del 2020 in materia di polizia locale. L'impugnazione riguardava alcuni articoli in cui, secondo l'esecutivo, il legislatore regionale avrebbe ceduto dalle proprie competenze rispetto
alla normativa statale e dei principi della Costituzione. La Consulta ha dichiarato incostituzionale parte dell'articolo 13 della legge che stabilisce di rafforzare e valorizzare l'azione coordinata della Polizia Locale con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni. La legge regionale 24 del 2020 sulla Polizia Locale, commenta la Giunta del Veneto, esce praticamente indenne dal giudizio di costituzionalità, vedendo approvati l'impianto generale e tutte le disposizioni relative alle forze locali, risultando escluso solo il coinvolgimento delle polizie statali. Adese ora, dopo la bocciatura del CIPES, si apre il dibattito sul progetto del collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo. Il PD chiede di ascoltare i cittadini per trovare una soluzione compatibile ambiente e abitazioni. Il CIPES, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, ha bloccato il progetto della bretella ferroviaria per l'aeroporto Marco Polo di Venezia. Una decisione accolta con favore dal Partito Democratico, che giudica il progetto dal forte impatto sia sull'ambiente che sulle abitazioni dell'area. Di fronte, diciamo, a una scelta che sembrava compiuta e quindi non vi erano possibilità di tornare indietro, adesso si apre una porta. Bisogna cogliere l'occasione, quindi da Venezia partire uniti anche per chiedere con forza una modifica radicale del progetto a tutela dei residenti e dell'ambiente. Partendo da Adese, c'è un gruppo di famiglie che rimane intrappolato all'interno di binari, che quindi avrà la vita sconvolta. Poi ci sono i problemi con la zona di via Lito Marino, appunto, dove ci sono abitazioni che vengono demolite e altre che si trovano un forte impatto. E dopo c'è la scelta assurda a Tessera di fare il collegamento con il Cappio, quindi con un enorme consumo di suolo, che è completamente ingiustificata rispetto alle esigenze ferroviarie attuali. Da anni, sostengono Sambo e Baglioni, chiediamo al Comune e al Ministero che prima di presentare altri progetti faraonici si avvii un confronto partendo dal territorio per trovare una soluzione che sia compatibile con l'ambiente e le abitazioni. L'attuale progetto, quello del Cappio, prevede un costo astronomico rispetto a progetti assolutamente meno impattanti, quindi potremmo avere dei progetti meno impattanti e più economici, quindi è assurdo che si vogliano spendere più soldi per fare un progetto che è impattante sui cittadini e sull'ambiente quando si potrebbero spendere meno soldi con meno impatto. Il progetto è da rivedere, si può farlo, l'abbiamo sempre detto che è possibile fare una cosa che sia sostenibile, però bisogna adesso coinvolgere tutti e ricoinvolgere soprattutto le comunità locali, che sono state molto costruttive in questi anni, hanno da una parte denunciato i problemi, dall'altra fatto proposte e chiesto di avere un dialogo costante con tutte le istituzioni. È stata sottoscritta la preintesa con l'amministrazione comunale di Venezia per il contratto decentrato dei 2.700 dipendenti comunali per il periodo 2021-2025. È stato sottoscritto dal Comune di Venezia e dalla delegazione sindacale di CGIL e CISL e UIL la preintesa sulla parte economica per i 2.700 dipendenti del Comune di Venezia. L'intesa presenta elementi innovativi di rilievo a partire dalla durata dell'accordo, che per la prima volta a livello nazionale vale per tutta la durata del mandato della Giunta e che garantirà ai dipendenti avanzamenti di carriera e la salvaguardia della produttività fino al 2026. È un accordo importante perché dopo 5 anni di iniziativa, mobilitazioni, lotte, dà risposte salariali ai lavoratori, riconosce avanzamenti di carriera nei prossimi 3 anni, mettendo al centro sia la valutazione ma anche l'anzianità di servizio, quindi un equilibrio che dà risposte per migliorare i servizi ai cittadini e riconoscere ai lavoratori questi anni di mancati aumenti e anche di mancata valorizzazione delle loro professionalità e delle loro competenze. Un'intesa molto importante che permette tra l'altro riconoscimenti di carriera ai dipendenti che sono fermi nella stragrande maggioranza da 10 o 15 anni nella stessa posizione economica. Siamo convinti che i lavoratori approveranno questa intesa perché è un'intesa che porta più diritti e più salario per tutti i dipendenti del Comune di Venezia e sono state respinte quelle idee di qualcuno che voleva premiare solo una piccola parte a discapito della maggioranza dei lavoratori.
Anche in Piazza Ferretto a Mestre nel tardo pomeriggio la manifestazione dei No Green Pass, tra loro anche persone che hanno fatto il vaccino. Vediamo. No Green Pass, oggi un'altra manifestazione in Campo San Geremia e in Piazza Ferretto a Mestre. Continua la protesta nonostante il flop delle presenze. E no, perché il Green Pass non va bene? Limita il movimento a tutto quanto. È una libertà ma non dichiarata. Va contro le leggi costituzionali, va contro i diritti delle persone. La pandemia come va curata? Ci sono le cure, solo quali? Che voglio dire. Un centinaio di manifestanti, fra loro anche chi è vaccinato, ma è contro la documentazione verde. Io sono vaccinata, tra l'altro, ma non accetto questo Green Pass. Non posso mettere le persone in un vagone a parte perché non sono vaccinate. Okay. Tanti cartelli per ricordare il dottor Giuseppe De Donno, promotore della terapia anti-Covid, con il plasma iperimmune trovato morto nella sua abitazione a Curtatone. Per gli organizzatori del sit-in, il Green Pass è uno strumento di segregazione e controllo sociale. Da circa 50 anni sto lavorando sulla mia salute in termini di medicina naturale e sono convinta che in questo gruppo di persone, in tutte le persone che stanno protestando in Italia, la maggior parte sono persone che sono state molto attenti all'ambiente e alla salute. Fra i passanti qualcuno guarda incuriosito, pochi sapevano della manifestazione, qualcuno disapprova. Hanno ragione? No. Perché? Perché? Perché tra poco saremo nella merda tutti quanti, hai capito? Ecco, con la storia perché uno deve vendere e quell'altro deve... Se non andiamo avanti, se andiamo avanti così, se non ci vacciniamo tutti, siamo già fregati in partenza. Contro il Green Pass, contro il vaccino, contro tutto. Ed ora il tennis con la nostra intervista. Karel Novacek, tennista ceco che nel 91 fu il numero 8 al mondo nelle classifiche. Il campione è venuto a Venezia all'hotel Cersior del Lido per insegnare tennis ai bambini e ai ragazzi partecipando agli Sport Academies. Matteo Berrettini è il segno di ripartenza e rilancio del tennis italiano. Ne è convintissimo Karel Novacek, tennista cecoslovacco, 30 anni fa, nel 1991, numero 8 al mondo nelle classifiche internazionali. Novacek è stato ospite al Hotel Excelsior del Lido di Venezia per partecipare agli Sport Academies e ha incoronato il nostro talento del tennis azzurro, Matteo Berrettini. Un giocatore italiano in finale a Wimbledon non era mai accaduto prima, vuol dire che il tennis italiano sta crescendo di un livello. Ho un amico che sta investendo in questo sport, Thomas Schmidt. Credo davvero che il tennis italiano stia crescendo e che Berrettini abbia le potenzialità per diventare il numero uno al mondo. Novacek è arrivato a Eccelsior fortemente voluto dal general manager Alessio Lazzazzera per attrarre nuove fette del turismo sportivo dell'Itin Laguna. Per una settimana ha giocato e insegnato tennis ai bambini nei campi in terra rossa del Tennis Club Venezia, storico circolo in Lungomare Marconi, che ha ospitato in passato anche la celebre Coppa Valerio, e si è dichiarato innamorato del fascino di Venezia. Sono già stato a Venezia. L'ospitalità dimostratami dall'Excelsior è stata davvero fantastica. Il servizio, le persone e tutto lo staff sono stati davvero molto disponibili. È un resort a 5 stelle che ne meriterebbe 6. Posso dire che sto vivendo uno dei momenti più belli della mia vita. Il 9 agosto sbarcherà poi in Laguna il Signore degli Anelli, Yuri Checchi, e poi a settembre, dopo la mostra del cinema, sarà il turno dell'asso del ciclismo, Claudio Chiappucci. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, come sempre in chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci, buon proseguimento con i programmi di Antenna 3. Bentrovati al meteo. L'anticiclone cede sotto la spinta di una perturbazione atlantica e così il mese di agosto inizia con qualche pioggia. Vediamo insieme il dettaglio di domenica con l'aiuto della nostra grafica.
Sul Veneto al mattino nuvolosità diffusa con precipitazioni sparse, a tratti saranno anche diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso del pomeriggio poi progressivo miglioramento a partire dalla pianura con maggiori schiarite e tendenza ad esaurimento delle precipitazioni, salvo per residui fenomeni sui settori montani. Generale calo delle temperature, minime comprese tra i 15 e i 18 gradi, valori massimi invece tra i 24 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia, Giulia, anche qui precipitazioni diffuse a inizio giornata, andrà meglio via via con il passare delle ore. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà la stessa, con temporali anche in questo caso dappertutto, alternati nelle ore pomeridiane a qualche parentesi più asciutta. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime infine sui 27 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.